Pescara-Perugia, altra tappa di un cammino lunghissimo. Siamo solo all'inizio dell'inizio, che però è già promettente. Bentivegna ha smaltito il lieve affaticamento muscolare. Recuperati Brosco e Pellacani. C'è il ritorno di Vergani al centro dell'attacco. Ecco dunque l'undici che affronterà gli Umbri. Plizzari tre pali in difesa, Pierozzi, Brosco, Pellacani e l'ex Crialese. A metà campo Valzania, Lonardi e D'Agasso. Davanti Bentivegna e Cangiano a supporto di Vergani. Per Baldini, ottimo tecnico ma anche fine comunicatore, c'è solo da imparare. A Perugia brevissimo interregno, storia di 2 anni fa in B, 0 punti in 3 gare e conseguenti dimissioni. Io ho fatto 3 settimane, ho fatto male e devo fare solamente una cosa, chiedere scusa ai tifosi, chiedere scusa alla società, non chiedo scusa ai giocatori perché una parte di loro era composta da persone superficiali, che poi quando io mi sono dimesso che me ne sono andato, la partita dopo loro hanno vinto a Reggio Calabria e molti di loro esultavano prendendomi in giro, e quindi sono persone che per me non valgono niente. Chiedo scusa ai tifosi, alla società. Io alleno un gruppo di persone fantastiche perché hanno coscienza di cosa vuol dire essere un gruppo, non ci sono il malcontento oppure quello che esterna, come ti posso dire, espressioni negative che possono andare ad intaccare l'entusiasmo che noi abbiamo creato. E quindi durante la settimana ognuno di loro sa che per avere la possibilità di giocare deve andare più forte del compagno. Siccome non voglio passare per quello che ha la bacchetta magica, perché qui c'è stato Zeman e Zeman ha creato in questa squadra questo tipo di cultura, questo modo anche di far calcio, perché la squadra è una squadra che vuol giocare in attacco, è una squadra che vuole aggredire, è una squadra che cerca di verticalizzare, sono tutte cose che gliela trasmesse il maestro, quindi era lui. Io ho cercato di riprendere questa strada. Vivo la quotidianità come la vivono tutti, ma non sono uno che fa i proclami, non sono io quello che devo. Io devo portare la gente allo stadio perché devo creare una credibilità. Ben 6 le assenze tra gli ospiti: Marconi, Leo, Viti, Silla, Lewis e Dell'Orco. Il tecnico Alessandro Formisano a corto di attaccanti, non al meglio Seghetti e Montevago. Tornano a disposizione l'esperto Lisi e il 2005 di maggio arrivato in prestito dall'Inter. Probabile formazione, sistema di gioco 3-4-2-1, Gemello tre pali in difesa, Mezzoni, Angella lanciato da Baldini a Empoli in B nel 2008 e Giraudo. Sulle fasce l'ex Cisco e rientrante Lisi. A metà campo il tandem Bartolomei-Torrasi, tra le linee Ricci e Di Maggio, alle spalle di uno tra Seghetti e Montevago. In Abruzzo 23 sfide, 7 vittorie del Pescara, 5 della Perugia, 11 pareggi, i primi 2 successi biancazzurri nel 1946 e nel 1948 rispettivamente per 3-0 e 2-0. Nelle immagini 13 aprile 1986, campionato di Serie B, il Pescara del compianto Catuzzi si impone 2-1, marcatori De Rosa di testa e Gasperini su calcio di punizione. Nel finale accorcia Giovanni Pagliari, palla deviata da Venturini. 5 maggio 1996, da avversario prima volta all'Adriatico di Giovanni Galeone, lanciato col suo Perugia degli ex Di Cara, Camplone e Allegri verso la promozione in Serie A. Umbri in vantaggio con Federico Giunti, momentaneo pari di Ottavio Palladini. Nella ripresa nuovo sorpasso ospite di Marco Negri, al quinto di recupero il Pescara di Maifredi evita un rovinoso KO grazie a Federico Giampaolo assistito da Carnevale. Sempre in B, 11 marzo 2005, i biancazzurri di Simonelli prevalgono per 2-1 sul Perugia di Colantuono. Mattatore Federico Giampaolo che fa letteralmente impazzire l'intera difesa umbra, in particolare Guglielmo Stendardo. Qui il 10 ricama per l'1-0 di Daniele Croce. Nella ripresa spunto soprattutto tunnel ai danni del povero Stendardo e punizione gioiello di Daniele Russo. Nel finale papera di Ivan, accorcia l'ex lanciano Ferreira Pinto. All'Aragona di Vasto in C, 21 settembre 2008, vittoria per 1-0, decide l'argentino Lucas Simon, ispirato da Simone Vitale. Era il Pescara di Beppe Galderisi. Successivamente, di nuovo in B, 9 maggio 2015, emozionante 2-2. Melchiorri atterrato in area da Comotto espulso, trasforma Memuscei. Quindi splendido assist di Pettinari per il raddoppio di Melchiorri. Sembra fatta, ma così non è. In pochi minuti,
1-2 di Ardemagni e pareggio in fuorigioco di Goldaniga dopo il palo timbrato da Verre. 11 settembre 2015, successo per 2-1 della squadra di Massimo Oddo, a segno Memushai sul calcio di rigore e Caprari nel finale. 26 gennaio 2018, il Perugia di Breda sbanca l'Adriatico, la sblocca di testa Juan, nella ripresa 2-0 di Samuel Di Carmine. 10 agosto 2020, andata de playout, avanti il Perugia di Massimo Oddo col solito Juan, perfettamente servito da Falzerano. Nel secondo tempo però rimonta e sorpasso del Pescara di Andrea Sottil, marcatori Galano e Maniero su calcio di rigore. Infine, lo scorso 15 gennaio, Delle Monache si procura il penalty del possibile 1-0 che però Vergani, schierato titolare da Zeman, fallisce. Al 93esimo l'atroce Beffa, sfortunato protagonista di Pasquale, finisce 1-0 per gli Umbri.